Ciao a tutti e bentornati in questa piccola rubrica che ho deciso di chiamare Facciamo due chiacchiere. Dopo tutto il lavoro dedicato ai Winmakers è ora di tirare le somme e di condividere idee e visioni, anche perché il materiale che ho postato è moltissimo e il discorso dell'Airicus va a chiudere un cerchio veramente molto importante. E quindi, se non hai ancora avuto occasione di ascoltarlo, mi permetto di suggerirlo, perché personalmente ha aperto ulteriormente la fessura dal quale sto guardando. Devo dire che la richiesta di partecipare a Facciamo due chiacchiere è stata presa di buon grado, anche se non sono stato proprio sepolto dalle mail, e meno male. In questo periodo sono consapevolissimo che ci sono altre priorità. E a questo proposito, molto presto torneremo a focalizzarci sul palesare ciò che è già palese, ma evidentemente non abbastanza. Un po' mi manca fare qualche video sull'analizzare l'attualità, specialmente adesso che ho una consapevolezza maggiore, o perlomeno diversa. In ogni caso, siccome ho ricevuto diversi messaggi da persone diverse che mi chiedono chi sono, voglio dire che ho scelto questo nickname perché mi segue da diversi anni e in un certo qual modo mi rappresenta e francamente mi diverte pure. Non sono nessuno in particolare, sono uno dei tanti che semplicemente vuole dire la sua e divulgare quel che pensa. Però oggi mi prendo un impegno e quando arriverò a fare 3.000 iscritti al canale farò un video a volto scoperto, così poi sarete voi a chiedermi di tornare alle origini. Oggi voglio leggere due delle mail che ho ricevuto e con l'occasione ti ricordo che se vuoi scrivermi quello che è un tuo pensiero, una tua opinione, una tua visione o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, puoi farlo all'indirizzo mail piccolobastardo11@gmail.com. Qualcuno mi ha preso la lettera e siccome ho sempre professato e continuo a professare la libertà d'espressione e il libero pensiero, comincerò con il leggere questa mail che mi è arrivata quasi subito dopo il primo video di questa playlist, che è un vero e proprio concentrato di insulti, a mio avviso gratuiti. Ovviamente celerò il nome del mittente, anche se è solo un nickname e anche se non te lo meriteresti, ma diciamo che voglio applicare almeno due delle sei virtù del cuore, in questo caso il perdono e la compassione. E dico compassione perché, sempre dal mio punto di vista, puoi non essere d'accordo con quello che posto, con quello che dico, sul come lo posto e sul come lo dico, ma se non ti piace un contenuto lo skippi e non lo guardi. Io, ad esempio, faccio così. Oppure puoi prenderne visione ed esprimere il tuo dissenso, anche in modo concitato, ma riversare le tue frustrazioni su qualcuno che la pensa in modo diverso da te e in questo modo poi, beh, francamente sei da compatire. Allora, da qualche parte mi ricordo di aver letto che nel momento in cui cominci a suscitare l'interesse della gente devi prepararti ai cosiddetti haters, gli odiatori. Però fa sempre un certo effetto ricevere una mail di questo tipo. E per un piccolo bastardo come me non è neanche facile applicare poi le sei virtù. Ditemi voi che cosa ne pensate. Sei un povero fallito che dice cazzate, anzi un piccolo bastardo e il nome ti rappresenta in pieno. Invece di fare sti video del cazzo inutili per analfabeti funzionali vai a zappare la terra, che fai più bella figura, povero idiota, tu e tutti i poveri mentecatti che ti seguono, una combricola di handicappati mentali che crede alle cazzate più stupide del web. Fai un favore all'umanità, impiccati, anzi no, datti fuoco che così non recuperano neanche gli organi. Cosa posso dirti, amico mio? Non la prendo sul personale, mi spiace solo leggere tanto odio e disprezzo per un qualcosa che palesemente non sei riuscito a comprendere. Forse dovresti pensare di prenderti il tempo per ascoltare e metabolizzare ciò che hai sentito. Oppure, se non ti interessa sentire, di conseguenza capire, allora forse dovresti pensare di perdonarti e perdonare chi ti ha fatto soffrire da piccolo. Ad esempio dandoti il cucchiaio di legno per giocare quando eri nel seggiolone e impedendoti di picchiartelo sulla testa.
perché è abbastanza evidente il disagio mentale e il rancore represso. Vabbè dai, va bene così, non si può piacere a tutti, non c'è riuscito neanche l'uomo più famoso del mondo. Però permettimi un piccolo suggerimento, impara a utilizzare la punteggiatura quando scrivi, perché non tutti hanno la loquacità di Bonolis. Ma dopo una mail non esattamente piacevole, anche se molto divertente sotto certi aspetti, lascia che ti ricordi di supportare il canale con un like, di lasciarmi un commento, un'opinione e di iscriverti al canale se sei nuovo e gli argomenti che tratto ti affascinano. Così leggo un'altra mail che, al contrario di quella letta poc'anzi, mi ha riempito di gioia. Sicuramente perché esprime gratitudine e complimenti, ma più che altro perché trasuda apprezzamento per un qualcosa che ho fatto con tanto impegno e a cui tengo in modo particolare. Ciao piccolo, prima di tutto voglio esprimerti la mia gratitudine per l'immenso lavoro che hai svolto e che stai svolgendo, perché mi hai dato la possibilità di comprendere meglio e più facilmente questo argomento che mi affascina da moltissimi anni. Mi chiamo Pierluigi, sono un architetto torinese di 53 anni, sposato da 25, ho due bellissime figlie e un cane, Toby, un pechinese di 6 anni. Mi è piaciuto molto il modo in cui mi hai invitato a interagire con te e spero che questa mail possa farti piacere ed essere utile, mi fa molto piacere. Ho iniziato ad avvicinarmi al mondo spirituale all'età di 21 anni, in seguito ad una serata con amici nel quale ho conosciuto quella che a prima vista sembrava la classica invasata in materia esoterica, ma che poi ho riscoperto come una persona estremamente sensibile. Questa persona mi ha parlato di una possibile verità tenuta nascosta, o meglio ignorata, ma oggettivamente reale, fatta di energie, di potere del cervello a noi ignote, di storie degli antichi egizi, delle loro pratiche di estrapolazione del cervello, la mummificazione. Insomma, è riuscita a catturare talmente tanto la mia attenzione che da quel giorno, oltre ad appassionarmi all'argomento, non l'ho più lasciata e dopo 7 anni l'ho sposata e abbiamo dato alla luce le più belle ragazze del mondo. Meraviglioso, non succede mai nulla per caso. Tutta la serie delle 5 interviste a Neruda o Dr. Anderson le abbiamo seguite insieme in Smart TV, sorseggiando del vino comodamente sul divano. Perché pagare Netflix quando c'è Piccolo Bastardo? Mamma mia, grazie. Tralasciando le battute, mi ero imbattuto nelle interviste trasmesse da Sieni attraverso un post condiviso da un mio contatto in Facebook, ma in realtà mi ero fermato lì. Ne siamo rimasti molto affascinati, ma non erano riusciti a suscitare la voglia di ricercare ulteriori informazioni. E poi sei arrivato tu con i tuoi video e il tuo canale YouTube e hai messo la ciliegina sulla torta. Quella che ci è piaciuta di più, e faccio fede al mero contenuto, è la quarta intervista che ho ascoltato integralmente almeno 3 volte. Devo dirti che sono assolutamente d'accordo con te, anche per me la quarta intervista è stata straordinariamente potente. Naturalmente anche tutta la serie delle 6 virtù del cuore l'abbiamo trovata meravigliosa, ma le interviste rimangono qualcosa di molto potente, assolutamente d'accordo. La parte in cui Neruda parla dell'Armageddon è un simbiotico di paura e speranza, a tratti inquietudine, in particolare quando descrive la situazione che stiamo vivendo attualmente. Se penso che questo materiale è stato realizzato nel 1997 e descrive fedelmente ogni avvenimento che sta verificandosi oggi, a più di 20 anni di distanza, mi viene da domandarmi se e come non possa essere vero tutto questo. Del passato siamo tutti capaci a parlare, ma descrivere il futuro in quel modo lascia presagire una conoscenza molto accurata. Tu quale pensi sia la parte che Neruda definisce non vera? Ti ringrazio se vorrai rispondermi e ti rinnovo i complimenti, continua così Gigi e Marta. Beh, intanto un grazie di dimensioni galattiche, perché l'apprezzamento per quello che faccio mi ripaga e mi ricarica di energia positiva. In questo momento storico, non so voi, ma io ne ho davvero bisogno. L'idea di essere un'alternativa a Netflix mi fa un po' sorridere, anche perché se facessi solo l'1% delle visualizzazioni che fa Netflix starei sistemato per tutta la vita, quindi... Però mi piace da matti l'idea di una coppia che ascolta i miei video in Smart TV sorseggiando il vino. Questa è una cosa veramente molto poetica, quindi ti ringrazio. Non saprei dirti a proposito di quella che è la tua domanda sulla parte vera del racconto del dottor Anderson
e lo dico con assoluta sincerità. Ah, un'altra cosa, io continuo a chiamarlo dottor Anderson per seguire quello che è un filologico e tenere fede a quelli che sono i post, i podcast di Alessandro Sieni. Però chiunque sia mai andato sul sito wingmakers.com e abbia avuto la possibilità di leggere quelle che sono le interviste, sappiamo bene che la giornalista non si chiama Ann ma si chiama Sara e l'intervistato non è il dottor Anderson ma è Neruda. In ogni caso io continuerò a chiamarli dottor Anderson e Ann. Diciamo che se proprio devo fare una sorta di resoconto mio personale, forse la parte del Corteum o la parte riferita all'ACIO, all'NSA, forse la descrizione così dettagliata e di quella che è la razza centrale, davvero non lo so. Quel che so è che di sicuro la parte delle sei virtù del cuore mi appartiene e faccio riferimento per chi ha sentito la playlist del discorso dell'Aericus a fonte primaria. Ognuno di noi è collegato alla fonte primaria e ha possibilità di ricevere informazioni. Ecco, le informazioni che ricevo io sul discorso sulle sei virtù del cuore è che stiamo trattando un discorso assolutamente autentico, difficile da applicare, questo senza nessun tipo di dubbio, ma secondo me sono la vera chiave per quello che è un mondo migliore. Non ho la presunzione di avere la verità in tasca e sono assolutamente cosciente di non sapere, quindi sono in costante quesito. L'esperienza dei Wingmaker mi ha donato una consapevolezza più ampia e prima di tutto quella del rimettere in discussione tutto quello che ci hanno insegnato attraverso le tradizioni, attraverso i racconti, attraverso i libri. Sono straordinariamente fiducioso e impaziente che tutto quanto si palesi, anche solo per poter dire io lo sapevo. Davvero un grazie molto importante per l'affetto che ricevo, anche attraverso un commento, attraverso un like rispetto a quello che è il lavoro che sto facendo su questo canale, e abbraccio davvero tutti. Pace e amore.